Allora, Federico Brongi oggi qui a Villa Gaglia, ecco, ci sono tanti ricordi di Elide che era parte integrante di voi, no? Come Partito Democratico, e a lei infatti avete dedicato anche il circolo Como Nord ad oggi. Elide Greco è ancora parte È di noi, ancora, devo sì, dire, è certo. ancora parte di noi, come si vede un po' da tutto quello che c'è alle mie spalle. Non abbiamo voluto fare un ricordo triste, perché Elide non è stata mai una persona triste, Elide è Anzi, sempre stata una persona era piena di... esuberante, è Esatto, stata una bravo. persona piena di vita Concordo. e ci ha lasciato tutto questo desiderio di avere una carica, un desiderio di vivere, di essere tra la gente, che è quello che vogliamo ricordare quest'oggi. Ed è questo anche uno dei motivi per cui abbiamo deciso di intitolarle uno dei circoli del Partito Democratico, il circolo che era il suo, quello che ha vissuto, quello con cui ha stretto i più grossi rapporti, quello che ha caratterizzato il suo impegno politico, che l'ha visto Cioè, questo qua, anche, no? Giusto? che è il circolo di Esatto. Frontiera Nord, che è quello nel quale appunto ha lavorato anche come consigliere comunale. Quello che c'è qui è quello che era Elide. Elide era consigliere comunale, era questa cosa qui, era una persona che si dava da fare, si faceva il mazzo, se l'è sempre fatto, ma l'ha fatto divertendosi, l'ha fatto con grande entusiasmo, perché la sua vita è stata una grande passione, è stata una ricchezza enorme ed è tutto quello È che ha bello trasmesso a comunque noi. ricordarla Federico un anno dopo così, anche con il sorriso, perché poi lei era così, Lei era così, lei non avrebbe mai voluto Esatto, bravo, piangersi addosso. un qualcosa di triste, un qualcosa di freddo, lei era una persona viva e quindi è giusto ricordare Elide per quello che era. Elide era una persona straripante di energia ed è giusto ricordarla così, perché tutti noi abbiamo un bellissimo ricordo di Elide, del suo amore per il prossimo, della sua vicinanza a tutti, della sua enorme capacità di trasferire grande ottimismo e carica. Questa era Elide, questa è la Elide che ci portiamo nel cuore come persone, ma anche come iscritti del Partito Democratico. Siamo davvero felici che Elide possa per sempre davvero far parte del Partito Democratico ed è un giusto ricordo, tributo che in particolare Enrico Vimercati, che è il segretario del nostro circolo, ma tutti i suoi iscritti hanno deciso di tributarle ed è bello che oggi sia qui così tanta gente a ricordarla, ripeto, con il sorriso sulle labbra però. Beh, ricordo il tuo Federico. Senti, chiuderei così Federico, perché poi Elide è stata anche questo, giusto? Elide è stata anche Questo, questo, anche anche, poi questo. è stata ovviamente scuola di ballo, l'International Dance, è stata anche È però la stato anche i sferruzzatrice, quadrotti, il sono stati quadrotto. anche i quadrotti che sono stati forse l'ultima parte, Sì, diciamo, del suo della impegno, Elide, del suo esatto. impegno sociale in questo caso, ma fino all'ultimo ha fatto questo lei, fino all'ultimo ha fatto questo perché questo era un modo per dare una mano ad altre persone, ma era un modo anche per aggregare persone, per aggregare delle persone con un impegno che però è legato sempre al mondo del sociale. E anche in questo caso troviamo il colore, perché anche nei quadrotti, anche in tutto questo c'è Elide Greco. Non c'è Elide Greco se non c'è del colore e non c'è sociale senza Elide Greco. Il greco è dentro qui, cioè questo per fare un quadrotto c'è del lavoro, c'è della passione, c'è dell'entusiasmo, c'è la voglia di andare avanti. Il quadrotto è un po' davvero l'esempio, l'emblema di chi è Elide. Quindi era giusto che fossero anche i quadrotti fossero oggi qui con noi. Gli applausi della sala perché c'è davvero tanto pubblico e siete contenti, vero Federico? È un bel Siamo risultato, contenti ecco, un bel perché risultato davvero. non è tanto il risultato quanto il fatto che ci sia così tanta gente è Sì, segno affetto. dell'affetto. Invece per lei sono contento che il primo intervento, poi tra breve lo farà lo stesso Mario Lucini, che ha avuto Elide in consiglio comunale con sé, che era molto legato a Elide Esatto. stessa. La presenza anche di Mario, di tante persone che hanno incontrato Elide nel corso del tempo, di tutte le miriadi di associazioni nella quale faceva parte, è il segno più bello di quello che Elide ha fatto per Como, per la sua provincia, non solo per la città, ma per la sua provincia. Grazie Federico, Grazie a davvero. voi.